Buongiorno. Buongiorno. La situazione oggi è questa. Lui nella fascia con il papà. Abbiamo un po' di cose da sistemare, da preparare per il cenone. Però siamo a buon Sì, punto, qui ci dai. sono i cannelloni da riempire, qui c'è il ragù, qui lenticchie e salsicce stasera. Qui ci sono i ripieni, carne, ricotta e prosciutto, da aggiungere la mozzarella, ricotta, spinaci e prosciutto, anche qui da aggiungere la mozzarella. E Eleonora e Claudio, Elisabetta, eccetera, porteranno antipasti e dolci, mandarini, torroni, A insomma, go go, sì, stasera è una si serata allo mangia. sfascio. Io stanotte ho anche preparato l'insalata russa, devo solo bollire le uova e stasera metterle tutte sopra. Guardate che tecnica. Pensare La vera massaia. che questa è solo la porzione mia. Ah, siccome con Ivana abbiamo pensato che forse quattro teglie di cannelloni erano un po' pochini per tutti quanti questa sera, e adesso esco, vado al supermercato tempo permettendo. E vado a prendere funghi, salsiccia e pachino. Una cosettina leggera, almeno così ci attoppiamo per bene. Ah, i cornetti per domani, visto che Claudio e Leonora rimarranno a dormire da noi. Almeno domani mattina facciamo anche una bella colazione. Allora, come promesso, questo è il secondo piatto di questa sera. Secondo primo, un po' Dai, difficile vai, vai. Vedi spadellare sul piano induzione, però. come spadelli bene. Comunque, salsiccia, pachino, funghi misti. Anche un piselletto lì, piselletto verde, Sì, è uscito dai surgelati, ecco, quindi onesto. adesso lo togliamo comunque. E basilico, aglio e basilico. È salito Claudio prima, veramente. Solo che non l'ho baciato perché c'avevo lucida labbra. La focaccia, che buona. Stracciatella, lei ce la rimette sopra? Eh sì. Sta una bestia. Che può fare? Comunque. Allora, Cla, vai. Questa la ricetta è segreta di mia moglie. Questa è tramandata di generazione in generazione. Ma te fatta affari tua. Questo è stucco, è insalata Adesso russa. stucco veneziano casareccio. Infatti per quello che lo passa meglio e basta. Ma che ci sta il tonno pure? Tonno, piselli, carote, uovo sodo, se ci sta il mio maionese pipì, a Claudio gli e piace, e cetriolini, tipo, se sta ceto, no? No, non ce l'ho messi lì. Questa è la situazione dopo l'aperitivo. Già tutti sbaccati sul divano, va. Senti, abbiamo mangiato troppo. Ma quella prima abbiamo cenato, giusto? Mamma mia. Allora, adesso giochiamo i giochi da tavola, che ne ho portati 5. No, Corelli, mo tiriamo fuori i cannelloni. Ma cannelloni si mangiano, no? E loro, se no, Corelli non hanno mangiato. Hai visto Betta, pensa ai bambini, noi no. Raga, loro si devono ancora sciogliere, mi mischio io. È un po' difficile, non sto proprio un braccio. Ci siamo seduti per mangiare i cannelloni che ha fatto Ivana. E questo è il risultato, va. Speriamo che siano buoni. Mamma mia, raga. Visto che l'antipasto è stato leggero, guardate qua, me ne ha messi due con la carne e due con gli spinaci. Leggerissimi. Prova dell'assaggio. Io devo mangiare un bell'assaggio. Com'è? Caldi, sono quello buoni. Con la carne è più buono. Quello della carne è più buono, vedremo. Più ragazzi. Saporito. Tu lo, che cosa fatto dici? Vestiti dentro? Mo la dici? Bottiglia, vino. Al secondo giro, se a me mi ricapita armadio, e non è detto, però se mi ricapita, ho la fortuna, io devo usare solo una parola per descrivere la mia parola. Quindi se prima ho detto ce l'ho in capannaletto e ci piego i panni, questa volta dirò panni. 3, 2, 1, via! Vabbè, più che altro in modo che uno ti Computer. Ufficio. Ti vedono tutti almeno. Computer. Che bucio di culo, guarda. Scorpione. Scorpione. Cioè, è una cosa impressionante. Ma tu che credi ufficio computer? Insegnante. Maestra. Sarò io. Dondolo. Altalena. Bravo, Ale. Cielo. Luna. Bravo. Sangue. Da Sara. Grande. Oh. Bravo, Ale. 2, 1, oh. Vai. Il mimo è per Fabrizio. Gatto. No.
Claudio! No, io ho capito! Porca miseria! Non puoi prendere oggetti! Dai, cameriera! Focaccia! Pizza! E pomodoro! Bravo! Vabbè. Troll! Caro, così è. Sassofono! Bravo! Però non vale quello del pomodoro. Ormai si dice sassofono. Perché vale quel pomodoro? Perché non puoi indicare un vabbè, questo non l'ha indicato! Entra appena toccato! E come si chiamava questa struttura sperimentale? Non lo so, la Ginevra. Vedi che bravo, vai, sempre rossi secondo me. Gli occhi, aspetta, aspetta. Ma basta gli occhi a lei, chiudi gli occhi. Aspetta, quando è pronta, chiudi gli chiudi occhi. Vai. Via. Sì, via. Altalina. Brava. Madonna. Ma dai, sei più veloce, domani. Ma che faccio? Guardato! No! No, era R. Vai, R. No, dovete ricominciare. O. C. N. I. R. N. No. O. C. Arrivo. Però la voglio sapere adesso. O. O. C. N. I. R. O. Ma sì, è facilissimo. Canta. Basta che canta una canzone. Non mettere le musiche. No. Dai. Il testo. Vabbè, pure canticchiandola. Ma. Oh, il tempo passa, bella. Facilissimo. Cioè, scegli una canzone a capo. Pure che dici le parole. Pure che dici le parole. Ah, vabbè, allora le parole. Combatterò come un guerriero. Ah, Mengoni. Facilissimo. Ma solo a loro capita. Hai capito? Il giro c'è più triste, questa è la parte più bella, che devono indovinare fritto e T. Dai. Alla mamma la seconda. I. No. F. No. 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 E. Dai. L. L. E. T. I. No. Come no? Un'altra T. Frittelle. No. Una T. L. L. E. T. A. T. I. R. S. No. Luna spaziale. Astronauta. Quasi di un corpo, un silhouette. Vestito. No, un pigiama. Una donna formosa. Luna. Luna. Sì. Un evento. Luna. Eclissi lunare. Luna. Palla. Cielo. Terra. Cerchio. Grande. Sole. Tempesta. Formaggio. Spazio infinito. Spazio. 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 Aspetta. Le. Tu nello spazio. Le va nello spazio. Aspetta. Niente. Vabbè, provateci lo stesso. Tre persone. Tre. Aspetta. Countdown. Contro la rovescia. Tuca. Scusa, lei chi è? Ah, sei vicino a mamma? Sì. Ok. E chi è? Ragazzuoli, feste finite. 5 giorni intensi. Sì, abbiamo mangiato come pochi. Danzini. Aurora è andata via? Sì. È andata via. La tua zia, adesso? Zia. Non andiamo. Adesso noi dobbiamo andare a letto. Siamo stanchi, è quasi mezzanotte e questi bimbi non dormono. No. No? Tu non sei stanca? Sì. Sì. Perché non vai a dormire? Dici, io adesso vado a dormire. E sono tanto...
Bambine. Quindi ci vediamo domani con un altro video. No, non ci vediamo domani, papà. Un altro giorno? Ok. Va bene. Quindi, buonanotte a tutti. E buonanotte. E buonanotte. Buonanotte. Buongiorno ragazzi. Allora, Capodanno è finito. Noi adesso siamo in fase sistemazione. Sì, dobbiamo mettere a posto la camera dei giochi. Che queste bimbe hanno giocato, si sono divertite, vero? Sì. E questo bimbo fa un polmonello perché vuole sempre mangiare. E niente, è stato il primo video, siamo un po' imbarazzati, ci dobbiamo ancora sciogliere, abbiamo Eleonora e Claudio che ci spronano tantissimo, però comunque è un po' imbarazzante le prime volte, quindi mamma, papà, se mi guardate, chiudete subito il video, vabbè, a parte gli scherzi, e, niente, spero di avervi fatto compagnia e che vi sia piaciuto entrare nella nostra vita per qualche giorno e ciao ciao.